contro omofobia e transfobia, l'obiettivo della sottoscrizione di apposite cartoline firmate al Comune di Bari nell'ambito dell'iniziativa Sposiamo i diritti, essere differenti senza differenze, rispondere ai bisogni dei lavoratori attraverso lo studio del territorio e delle sue opportunità produttive e lavorative. Questo è l'obiettivo dei comitati territoriali per il lavoro che stanno nascendo in ogni comune dell'area metropolitana, in ogni camera del lavoro. Ben ritrovati su CGL Bari TV, lo avete sentito dai nostri titoli, una legge regionale contro omofobia e transfobia, è questo l'obiettivo della sottoscrizione di apposite cartoline che sono state firmate nell'aula consiliare del Comune di Bari nell'ambito dell'iniziativa Sposiamo i diritti, essere differenti senza differenze, il particolare in questo servizio. La CGL di Bari, nell'ambito della campagna prerogative sindacali che traghetta verso il 1° maggio, si è fatta promotrice insieme a Between Onlus dell'iniziativa Sposiamo i diritti, essere differenti senza differenze, per chiedere una legge regionale contro omofobia e transfobia. E l'obiettivo della sottoscrizione di apposite cartoline firmate nel comune di Bari e imbucate in un'urna simbolica da parte di tutti coloro che sostengono i diritti degli omosessuali e che verranno consegnate alla Regione Puglia per testimoniare la sensibilità dei cittadini di questa regione verso tematiche sociali così importanti. Il primo firmatario è stato Antonio Stornaiolo, anche primo testimonial della campagna nazionale di Between Project per allargare l'istituto giuridico del matrimonio alle coppie omosessuali. Stornaiolo ha moderato il dibattito, cominciato proprio con la proiezione dei video autoprodotti. Il segretario generale della CGL di Bari, Pino Gesmundo, ha prestato la propria immagine per la campagna Between a favore dei matrimoni gay, e come lui hanno deciso di farlo anche scrittori, cantanti, registi, attori, tutti quanti insieme a declinare il concetto che l'amore non fa differenze. Io, diciamo, convivo con la mia compagna, insomma, da 9 anni e vorrei potermi sposare. La domanda, insomma, perché no? Una risposta plausibile oggettivamente non c'è, anche da un punto di vista, insomma, puramente giuridico, per cui insomma è bene sensibilizzare, è bene parlare, insomma, incontrare le persone, parlarne, perché alla fine dare un diritto a qualcuno non significa toglierlo a qualcun altro, per cui per far sì anche che non esistano più famiglie di serie A e famiglie di serie B, il matrimonio deve essere un diritto per tutti. Partita da Bari, la campagna Between vuole espandersi in tutta Italia per rivendicare il diritto al riconoscimento dell'amore. Punto fermo, l'allargamento dell'istituto giuridico del matrimonio alle coppie omosessuali, argomento attorno a cui si è incentrato il dibattito nell'aula consiliare. È arrivato il momento di non parlare più di riconoscimento di famiglie di serie B e di serie A. Chiediamo che ci sia un diritto e un diritto uguale per tutti, quindi che tutte le famiglie possano essere riconosciute e riconosciute allo stesso livello da un punto di vista giuridico, quindi anche per le coppie omosessuali. Nella sua relazione il professor Luigi Pannarale, ordinario di sociologia del diritto all'Università di Bari, ha spiegato che il matrimonio di un cittadino che si è sposato in Olanda, Spagna, Inghilterra non esiste più se quella persona si trasferisce in Italia, ma quel che è più grave è che quel matrimonio diventa contrario all'ordine pubblico interno. L'Italia è un caso ormai anomalo in Europa, con poche eccezioni ma significative, che sono Cipro, la Grecia, insomma, e altre realtà di questo genere. Per cui in realtà siamo una nazione in questo almeno molto indietro rispetto al resto d'Europa. E, fra l'altro, questo sta creando una situazione estremamente rischiosa dal punto di vista istituzionale, perché ormai l'Italia è una nazione a macchia di leopardo, nel senso che ci sono realtà avanzate dove si cerca di supplire alle carenze della legislazione nazionale, come per esempio la Puglia e Bari in particolare, grazie a sindaci illuminati o a presidenti illuminati, ma ci sono realtà ovviamente in cui ancora si brancola nel buio più totale rispetto a come tutelare i diritti essenziali di cittadini che sono confinati ad essere dei minus habens. Perché impedire a due persone di stare insieme tutta la vita? È assurdo non assecondare il desiderio di unire due esistenze, ha sottolineato a più riprese il sindaco di Bari Michele Emiliano, definendo modesto il lavoro dell'amministrazione comunale che da subito ha sostenuto la campagna Between, istituendo nel capoluogo il registro delle unioni civili per coppie omosessuali. Il primo a presentare una proposta di legge per l'estensione del matrimonio omosessuale nel 2002 è stato l'onorevole Franco Grillo.
Villini, presidente dell'associazione GayNet. Viviamo in un mondo dove le cose stanno cambiando e sembra che cambino dappertutto tranne che in Italia. E allora questa iniziativa che noi facciamo oggi è particolarmente rilevante e importante, perché finalmente anche le istituzioni si rendono conto che possono dare un contributo assai rilevante. Credo che sia importante molto anche l'atteggiamento, l'adesione, la partecipazione della CGIL, perché essendo un sindacato di massa la CGIL può avere un compito anche educativo, perché sappiamo bene che il problema è di carattere culturale e cambiare la mentalità forse addirittura è più difficile che ottenere delle leggi. Ha chiuso i lavori Pino Gesmundo, segretario generale della CGIL di Bari, che ha ricordato come la Camera del Lavoro abbia da subito sostenuto Between aderendo alla campagna mediatica e andando oltre, organizzando questa iniziativa per dare concretezza e seguito al video autoprodotto. Firmando queste cartoline, ha detto Gesmundo, ci attiviamo per intercettare i cittadini, coinvolgerli, attivando una discussione, un confronto sul tema dei diritti che non può passare in un secondo piano rispetto ad altre questioni. Chiederemo maggiore sensibilità e atti concreti alla Regione Puglia, a cui saranno indirizzate le cartoline per una legge contro omofobia e transfobia. Siamo nella terra di Giuseppe Di Vittorio, che è stato promotore della difesa dei diritti dei lavoratori. Pertanto abbiamo il dovere di portare avanti l'eredità che ci è stata consegnata, difendendo i diritti di tutti. Rispondere ai bisogni dei lavoratori attraverso lo studio del territorio, delle sue opportunità lavorative e produttive. Questo è l'obiettivo dei comitati territoriali per il lavoro che stanno nascendo in ogni comune dell'area metropolitana, in ogni camera del lavoro, e che fanno capo a tre macro aree: quella metropolitana coordinata da Azmi Giargiawi, quella del sud-est barese coordinata da Lello Piscitelli e quella della Murgia. I nostri microfoni, il responsabile dell'area murgiana Giuseppe Lo Russo. Sentiamo di che si tratta in questa intervista. Per ogni camera comunale CGIL noi costituiamo il comitato degli iscritti, cioè un organismo democratico volontario che dirige nei fatti il nostro reinsediamento in questi territori. Non è possibile pensare a un reinsediamento senza la partecipazione della gente del posto. Ecco, questo è il principio da cui partiamo. Insieme, per ogni comune, costituiamo, delimitando una zona che noi abbiamo definito zona Murgia, definiamo nove comuni e l'insieme diventa un'area omogenea per il tentativo di reinsediarci, partendo già dal fatto che in ogni comune abbiamo già le camere comunali, la struttura comunale della CGIL. Quindi questo è l'obiettivo, partire da quello in cui noi già stiamo, con la partecipazione volontaria di giovani, di figure storiche, ma di tutti i volontari che vogliono partecipare, per ricostruire una nostra presenza nel territorio. Quali saranno dei prossimi obiettivi, insomma? I prossimi obiettivi, noi stiamo in una fase di passo dopo passo, quindi il nostro passaggio a breve è l'arrivo al 1° maggio. Costruire il più possibile iniziative popolari per ogni comune. In molti comuni della zona già stanno in piedi iniziative per fare la festa del 1° maggio, per esempio qua a Cassano è un fatto già definito, a Gravina in Puglia, altri comuni abbiamo notizia. Fino al 1° maggio abbiamo l'ipotesi sulla quale stiamo lavorando, è quella di fare un'iniziativa sempre nella Murgia, forse a Gravina nei prossimi giorni, sulle attività produttive, cioè su quale filone possiamo pensare di rilanciare l'occupazione in quest'area, sapendo della crisi oramai in qualche maniera difficilmente reversibile, della crisi del salotto, dell'imbottito. Per cui vedere un po', discutendo pubblicamente con tutti i soggetti disponibili, quali sono gli altri filoni, le altre opportunità sulle quali possiamo sperare di innestare nuova occupazione. Libera Indeterminazione è la band vincitrice all'Oasis San Martino di Acquaviva delle Fonti della seconda semifinale di Premio Maggio. Libera Indeterminazione raggiunge i Depth 12 sul palco della finale, in programma al Teatro Kismet di Bari il 20 aprile.
È l'Oasi San Martino ad Acquaviva delle Fonti ad ospitare la seconda semifinale di Premio Maggio, il contest per band emergenti organizzato dalla CGL di Bari, che per il secondo anno ha voluto mettere in piedi questo percorso artistico rivolto a giovani musicisti. Ospite della serata gli Walkie Talkie, la novità sonora del duo di Alessandria si è mescolato con l'uso di immagini in bianco e nero che si sono materializzate sul proiettore mentre incalzava la voce di Napo. Quattro i differenti progetti che si sono sfidati lo scorso 29 marzo. Camillo Pace con il suo rock cantautoriale, intimistico ma ritmato. La band molfettese Keyant con il loro miscuglio di rap e reggae. Acome Andromeda che conquistano e intrigano nella scelta accurata degli arrangiamenti e nell'inusuale utilizzo del flauto traverso. Libera Indeterminazione con il loro mélange di elettronica e ambient, sperimentazione sonora e dinamica. E sono proprio loro a conquistare pubblico e giuria, che dichiarano vincitrice la band che raggiunge i Depth 12 sul palco della finale in programma al Teatro Kismet di Bari il prossimo 20 aprile. Terza semifinale il 6 aprile al Cyberlab di Valenzano. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sul nostro canale CGL Bari Web TV, ma anche sul nostro sito internet www.cglbari.it. Vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento viene onda anche su Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, quindi Puglia e Basilicata, tutti i giorni intorno alle 7.40 e in replica alle 24. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.